Anticipazioni il segreto. Martedì 19 maggio 2020. Ramon informa il solo Zabal che può preparare i bagagli e trasferirsi di nuovo a Bilbao. Don Ignacio chiede discrezione, vuole essere lui a informare le sue figlie. Urrutia deve decidere se ritornare a Bilbao o restare a Puente Viejo. Encarnación avverte Alicia del possibile trasferimento e la rimprovera per la sua impertinenza con Carolina. Successivamente la cuoca sorprende quest'ultima a scappare di casa con uno zaino pieno di cibo e bevande. Don Ignacio comunica alle sue figlie che presto ritorneranno a Bilbao. La reazione delle ragazze lo sorprende. Nessuna vuole partire. Mattias calma i dubbi della moglie affermando che il suo rapporto con Alicia è legato strettamente alla causa rivoluzionaria. La locandiera però gli fa notare che da quando è tornato non sta facendo altro che trascurare lei e Camelia. Raimundo ritorna nostalgico dalla sua passeggiata. Nel caso di un confronto tra Don Filiberto e il capitano Huertas, emerge che Mattias è l'attivista sindacale che ha organizzato lo sciopero nella miniera. Raimundo ricorda a suo nipote le sue priorità, ha una famiglia e un'attività di cui occuparsi. La causa rivoluzionaria non deve fargli perdere di vista tutto ciò. Mattias gli assicura che sa cosa sta facendo, ma suo nonno gli fa notare di no. Marcella rivela a Thomas che Mattias la sta tradendo con Alicia. Il ragazzo cerca di consolarla, ma lei gli consiglia di andarsene, non può aiutarla. Francesca riceve i documenti delle fattorie acquistate e verifica che la cifra è nettamente inferiore a quella concordata. Isabel spiega che si tratta di una misura per pagare meno tasse e la Montenegro tace. Antonita vorrebbe tanto riferire alla matrona di aver incontrato Raimundo. Lo farà davvero o si lascerà condizionare da Isabel? Adolfo non fa che pensare a Marta e trascura alcune questioni importanti della miniera. Thomas si accorge del malessere del fratello e decide di aiutarlo. Adolfo aspetta Marta come precedentemente concordato, ma lei preferisce restare a casa, deve dimenticare il fidanzato di Rosa a tutti i costi.